tutti, grazie per essere qui. Una premessa prima di cominciare la presentazione di questo libro, una è già stata fatta da Andrea che ha spiegato perché non ci sono più copie del libro, purtroppo la distribuzione ci ha danneggiato. Io penso che da domani o nei prossimi giorni alla Feltrinelli comunque saranno disponibili copie del libro, perché appunto è attraverso loro che abbiamo chiesto di farci arrivare le copie. Un'altra comunicazione che ci tenevo a fare è che siamo qui in questa sede anche per, a parte per la centralità del posto, anche per una questione di solidarietà con il luogo. La stazione Leopolda, questo posto qui che è anche chiamata la casa delle associazioni, è oggetto di una minaccia da parte della nuova giunta comunale che è passata alla Lega di chiudere il tutto, chiudere tutta la struttura che ospita attività culturale, un comodo spazio appunto per i convegni e molte altre cose, e metterci un mercato ortofrutticolo. Questa è una offesa. Ieri c'era una cena di sottoscrizione che ha visto 500 persone appunto a correre a dare un contributo di solidarietà. Insomma, è uno spazio comodo a disposizione delle associazioni e dei cittadini, quindi è un vero peccato che si tolga spazio alla cultura in questa città. Ora passiamo alla parte appunto per cui siamo qui questa sera, che è la presentazione del libro di Carlo Palermo, La Bestia. È un libro densissimo, l'ho letto e riletto, e ripassando alla seconda lettura ho scoperto altre cose che in prima lettura mi erano sfuggite. A partire dall'indagine per cui forse è stato, chi ha qualche anno in più si lo ricorda, insomma, per cui è stato molto nominato Carlo Palermo, parte da un'indagine a Trento in cui Carlo arriva da magistrato al 1975, pare, no? Nel posto più tranquillo del mondo, dove addirittura il vigile lo ferma mentre sta attraversando un po' fuori delle strisce, in realtà è localizzato un traffico di droga internazionale che da far arrivare dal Libano dall'Iran, insomma dall'est, fa arrivare ingenti quantitativi di eroina base. All'epoca, nel 1980, vengono scoperti sequestrati 200 kg di eroina base. Vorrei fare una piccola annotazione che ora i sequestri che stanno avvenendo sono 600 kg, 690 kg, insomma, forse anche su questo bisognerà ragionare, su perché ci sia così tanta droga che arriva in Italia. A queste indagini naturalmente si aprono una serie di scenari pazzeschi che vedono coinvolte le armi, ma di questo appunto parlerà più diffusamente Carlo, perché l'indagine gli viene bruscamente portata via a causa di un depistaggio su Craxi, e quello che posso dire, giusto per dargli via alla sua risposta, è che a partire da quella indagine scopre che esistono dei livelli molto più alti dell'organizzazione mafiosa, che esiste una rete narcoterroristica, cioè che collega traffico di droga a terrorismo, che questa rete ha un'origine massonica, in cui c'entrano anche i Rosa Croce, che sembra una cosa, un retaggio così pittoresco del passato, ma che in realtà sono strettamente collegati al potere vero. E tutto questo è infine collegato alle privatizzazioni che sono scaturite in Italia dal famoso incontro su Britannia all'Arco di Civitavecchia. E tutto questo alla fine è naturalmente collegato allo stragismo. Questa strategia ha cambiato profondamente il governo del mondo e ha aperto le porte a una globalizzazione pro-americana completamente diversa da quello che c'era prima. Grazie.
Io intanto ringrazio per l'invito che ho ricevuto per venire qui e voi che siete presenti, anche se credo sia difficile seguire un filo conduttore senza avere a disposizione il libro. Vi spiego anche qual è il motivo, perché questo libro che io ho scritto è frutto non già di uno studio teorico, è frutto di rilievi, di considerazioni, di conclusioni alle quali sono giunto in questi ultimi 4 anni. E quindi sto parlando di una vita, in sostanza, che io ho trascorso dal lontano 1980 trovandomi a esaminare e riesaminare più volte in epoche diverse uno stesso materiale documentale senza trovare risposte alle mie domande essenziali. Perché venni fermato prima a Trento e poi con l'attentato a Trapani? Cioè, queste sono state le domande essenziali che mi sono posto, perché, come saprete, io nel 1985, il 2 aprile, fui oggetto di un attentato al quale io sono sopravvissuto, però al posto mio è morta una mamma, 2 bambini, 2 gemellini, e gli agenti di scorta hanno subito delle invalidità che gli hanno fatto lasciare il servizio, e uno di questi è morto qualche anno dopo. Io pure ho subito dei danni che mi hanno fatto lasciare il servizio qualche anno dopo, e quindi è stato un fatto naturale il ricercare nella mia vita successiva di comporre, di capire perché questo meccanismo attorno a me si sia chiuso al nord, a Trento, e a Trapani in Sicilia nello stesso identico modo. Perché la spiegazione che è stata data è stata superficiale, perché non è stata la mafia o la criminalità che ha fermato me, è stato un complesso di soggetti che reagirono dinanzi a me. Da una parte vi era la criminalità, ma dall'altra io ebbi modo di avere gli stessi colleghi magistrati di uffici giudiziari lontani e vicini che in qualche modo ostacolarono la mia indagine, politici, avvocati, apparati, servizi segreti. Io di tutto ho avuto contro. Io sono stato oggetto di tutela, cioè di scorta, dal 1982 fino al 98-99. Considerate che ho lasciato la magistratura nel 90, quindi molti anni dopo che ho ultimato la magistratura. E numerose volte è capitato che la mia scorta ha fermato soggetti sospetti,
sotto l'abitazione ad esempio dei miei genitori, in luoghi dove andava, e questi soggetti sospetti generalizzati erano appartenenti ai servizi, cioè praticamente io ero da una parte controllato per essere protetto, dall'altro controllato per vedere che cosa facevo, ecco, è così che io lasciai praticamente la magistratura attiva dopo l'attentato che venne compiuto a Trapani il 2 aprile 85, smisi di fare indagini perché non potetti più svolgere delle attività di indagine, ma le minacce continuavano sempre, quindi che cosa significava? Anche se non lo capivo, che cosa significava? Significava semplicemente che io avevo tra le mani dei documenti, delle chiavi di comprensione che non capivo. E perché non le capivo? Ecco, io ci ho dovuto impiegare, sono dovuto arrivare all'età attuale per riuscire a capire con un estremo sforzo quelle motivazioni, quelle componenti che hanno scatenato nei miei confronti quelle reazioni. Ecco, e quello che io adesso vi racconterò potrà a voi sembrare una storia quasi incredibile, perché non è la storia normale che viene raccontata o della mafia che al sud sarebbe l'organizzazione criminale che non prende ordini superiori, quella che comanda tutto, che compie gli attentati pure nel resto d'Italia, o che Tangentopoli sia stata l'inchiesta che ha riguardato solo la politica, ma no, queste sono sciocchezze, perché un fatto che deve essere chiaro a tutti per poter, diciamo, cercare di capire questa storia è che ciò che noi viviamo non è che può essere diviso o distinto per cassetti. Un cassetto è la mafia, uno è l'andrangheta, uno è il traffico di droga, il terrorismo, gli armamenti, i servizi segreti. La realtà è tutta unita, cioè vi sono delle componenti che fanno parte della storia dell'uomo, quindi se noi vogliamo ricomporre la storia dell'uomo non è che possiamo dire così, ma in Sicilia c'è la mafia e il terrorismo è stato al centro e al nord, ma è una impostazione che è completamente sbagliata, perché sono storie che nel loro vissuto, nel loro percorso, non sono altro che aspetti dello stesso itinerario che ha seguito l'uomo. Ecco. Allora, partiamo subito dall'inizio. Vi ho detto che, vi è stato detto che praticamente io ho iniziato questa indagine come primo processo quando venne nominato giudice istruttore a Trento, anno 1980, la fine del 79, l'inizio dell'80. 27 anni. Stiamo parlando di 28 anni, 28 anni fa, compiuti. Ecco. No, di più, tu ne avevi forse 27-28. Ah, sì. Arrivato. Ecco, ero giovane, sì. Ecco. E quel processo è stato il primo, ancora non l'ho finito, pensate un po', ancora a guardare quelle carte, e le posso mostrare qui più tardi se c'è ancora qualcuno che vuole, ci stanno documenti che a leggerli fanno spavento, perché costituiscono fotografie della realtà. Fotografie della realtà, ecco.
Però, tanto per spiegarvi in estrema sintesi, il Trentino perché entrò in gioco e quindi la mia inchiesta? Entrò in gioco proprio perché il Trentino rappresenta un'isola felice, un posto tranquillo dove regna il benessere e dove nessuno si lamenta. Conseguentemente venne scelto il Trentino proprio perché si pensò che non potesse essere un luogo sul quale indagini sarebbero state svolte. E in effetti è stato così. Soltanto che questo traffico in realtà era già nato nel 1976, cioè praticamente quando ho iniziato a occuparmene io, erano già 4 anni che esisteva questa organizzazione e il Trentino si trovava in sostanza a svolgere questa funzione. La droga era a quell'epoca esclusivamente la morfina base o l'eroina pura. Sono due sostanze, sono già due passaggi diversi, però entrambi non sono il prodotto finale, perché il prodotto finale è l'eroina raffinata, che a quell'epoca veniva lavorata, costituiva oggetto di lavorazione in particolar modo in Sicilia. Ecco, quindi allora voi considerate i luoghi di produzione che erano dal Medio Oriente all'estremo Oriente, cioè dai paesi Afghanistan, Iran. Io vi parlo del passato, ma guardate che è la stessa cosa di oggi, perché i traffici mondiali sono di questa sostanza e poi dagli anni 80 si è aggiunto il mercato della cocaina, che invece viene dai paesi del centro o Sud America, insomma. Allora, dicevo così, quindi la merce base veniva dai paesi, anche se lontani, comunque poi si avvicinavano, quindi era dal Medio Oriente, Siria, Libano, Turchia, Jugoslavia, poi dalla Jugoslavia arrivava in Italia, oppure faceva il giro e dall'Austria arrivava in Italia. Il Trentino era la zona in cui questa che vi ho indicato, che veniva chiamata e viene chiamata la pista balcanica, era la pista terrestre che seguivano i corrieri, quelli erano puntuali, per portare la droga da quei paesi ai nostri. Vi è stata mostrata una cartina, che questa cartina qui che voi vedete è scritta mezza a macchina e mezza a mano, e qualche annotazione a mano, costituisce proprio un originale, è la fotocopia di un originale ed è rimonta al 1900, verso la fine del 1982, verso la fine del 1982. Quello che vedete voi se si riesce a leggere un po' l'itinerario che veniva svolto dalla droga: Siria, Turchia, Bulgaria, Jugoslavia, Trieste, Verona, Trento, Bolzano, erano i luoghi di nascondiglio, Bolzano, Trento, Verona. Poi, vedete, da Trento si scendeva giù a Palermo e poi diventava eroina
raffinata che o ritornava su a Milano o andava, vedete, Marsiglia, cioè è per indicare che ritornava in Europa e quindi c'era una distribuzione in Europa, oppure negli Stati Uniti, cosa nostra americana. Questo è stato il percorso iniziale, che era quindi rappresentato dall'incrocio di due organizzazioni consolidate. Una, quella dei fornitori della droga, arabi, quindi arabi, musulmani, con chi? L'organizzazione della mafia siciliana. Il Trentino era il luogo di deposito, era il luogo quindi di incrocio dove vi erano tra il Trentino e Milano. A Trento vi era il referente italiano per l'Italia, cioè la persona italiana nota alla organizzazione della mafia turca. In sostanza, il mio primo imputato, che era quello che manovrava in Trentino questa organizzazione, era stato arrestato tra gli anni 60 e i primi anni 70 in Libano, nei mercati precedenti, perché il mercato della droga è un mercato che si va ad aggiungere ad altri precedenti mercati, quali quelli delle sigarette e quelli delle auto. Delle auto rubate da organizzazioni internazionali, quindi le macchine, quelle un po' di lusso, le Mercedes, quelle BMW, quelle, ecco, questi mercati delle sigarette e delle auto costituiscono proprio i presupposti per capire quello che è avvenuto dopo. Perché le macchine in realtà poi servirono come nascondigli, perché le macchine che venivano portate, non certo tutte, però venivano anche usate per nasconderci dentro la droga, e poi venivano da coloro i quali si curavano della fase del trasporto, venivano lasciate nei vari posti e quindi la droga poi veniva recuperata nel nostro paese. In particolare vicino Trento invece arrivavano con i tir, e c'era un luogo ad Affi vicino per venire verso Trento, distributore di benzina con un grande piazzale in cui vi è una scarpata, finisce con una scarpata, e i tir, nei tir tenevano nascosta la droga dentro degli pneumatici in abbondanza, li facevano cadere dentro questo, diciamo, terreno attiguo, e veniva così recuperata, e poi veniva interrata in depositi a 2-3 metri dentro dei bidoni in alcuni luoghi che erano concordati. Poi vi era un organizzatore turco che invece era il referente in Italia dell'organizzazione turca, quindi c'era il referente italiano per i turchi e il referente turco per la mafia, e quindi erano i punti di riferimento per le due organizzazioni fiduciari, cioè che servivano per far sì che tutto andasse tranquillamente. E tutto è andato tranquillamente fin tanto che c'è stato uno che ha incominciato a parlare, è iniziata l'inchiesta. All'inizio ci stavano
un po' disegnati questi luoghi, però non c'erano i personaggi, non c'era nessuno. Io piano piano ho dato corpo a queste a questi organigramma, individuando le varie persone, e per passare dall'astratto, da quello che può apparire astratto, al concreto, ho parlato del 1982 perché nel 1982, nell'ottobre, io arrestai un personaggio di primissimo piano, si chiamava Arsène Herriot, era un personaggio che aveva 70-75 anni e era un personaggio siriano di Damasco, e però era sposato con una varesotta, Morandi Giovanna si chiamava, e lui si era radicato a Varese, quindi in Italia, da qualcosa come da 28 anni prima, cioè praticamente il traffico di cui io parlo, nel 76 si incentrò nel Trentino, ma la sua origine è nata alla fine degli anni 50, alla fine degli anni 50. Quindi quando poi non interessano più i singoli nomi, perché i nomi servono per capire chi è che ha fatto una singola azione, però poi ci stanno le famiglie, proseguono le famiglie, l'organizzazione, il percorso, la pista, eccetera. Quello che conta è che purtroppo è quella. Ecco, stiamo parlando di un qualcosa che trova origine dal dopoguerra, è stato qualcosa che è stato tutto voluto, introdotto, ecco. Però per me è stata una occasione unica, vi ripeto unica, perché l'inchiesta che ho avuto io è stata unica in Italia, perché altre inchieste che vi sono indubbiamente state per hanno riguardato sempre diciamo organizzazioni più particolari, cioè a livello più locale, sequestri più particolari. Questa è invece quella dei capi, degli organizzatori, e ebbe una svolta particolare nell'ottobre 1982 quando arrestai questo personaggio, che era particolarmente importante perché non era solo uno dei padrini, diciamo, di questa mafia turca. Poi il termine turca era indicato perché i turchi sono quelli più bravi nei trasporti, cioè i commercianti. Dovete sapere che gli stranieri che sono più diffusi capillarmente nel mondo sono i turchi, sono degli ottimi commercianti e sono sparsi in Germania, in Olanda, in Europa, in Francia, negli Stati Uniti, in Canada. Sono bravissimi come commercianti, ovviamente anche in questi settori. In particolare, quell'Arsène Herriot aveva però una caratterizzazione particolare, che lui era partito dal traffico degli stupefacenti, ma lui in quell'epoca, cioè negli anni 76, 80, 82, quando io intervenni e lo arrestai, in particolare era quello dell'organizzazione che si occupava dell'inverso traffico di armi, cioè è stato esattamente nel 1982
il momento in cui io ho preso consapevolezza del fatto che accanto alla importazione della droga e quindi alla sua utilizzazione come merce per arrivare fino agli Stati Uniti o in Europa o in tutta Europa, vi è un inverso traffico di armi che nel corso degli anni è divenuto sempre più alimentato dalla sempre potenza maggiore degli armamenti, quindi dalle pistole, poi si è passati ai carri armati, ai mortai, a tutte le armi fino alle armi nucleari, almeno ai tentativi di trattare armi nucleari. E quindi, e vi sto parlando del 1982, e la terza merce che costituiva oggetto di scambio nell'ambito della medesima organizzazione era il petrolio. Il petrolio ha sempre costituito l'ulteriore merce che i paesi medio orientali hanno avuto nella disponibilità per ottenere il cambio, cioè le armi e i dollari per le proprie ricchezze. Cioè queste tre componenti non è che sono delle componenti che viaggiano isolate, è il discorso che vi ho fatto all'inizio dei cassetti, sono delle merci che viaggiano insieme ai soldi e dove passano? Per le banche. Perché i pagamenti poi non è che io mi ricordo che a volte quando io mi trovai a scoprire queste interferenze, l'esistenza di queste sovrapposizioni di commerci, dicevano: ma avviene materialmente lo scambio? Ma no, ci sono come delle camere di compensazione dove avvengono questi affari, ci sono dei luoghi nei quali gli operatori si incontrano, e all'epoca mia uno di questi luoghi, il luogo principale, era Sofia, era un luogo di raccordo e di incontro in cui si ritrovavano magistrati, ci sono andati dopo per altri motivi, comunque ci andavano i commercianti degli stupefacenti e i commercianti delle armi, gli appartenenti ai servizi segreti dell'est sovietici e dell'ovest, e qui ci sta l'interferenza, perché l'organizzazione non è che avviene soltanto a livello criminale da parte delle organizzazioni criminali, perché sennò come potrebbe reggere e rimanere costante nel tempo? Significa che mentre c'è l'interesse degli arabi a portare la droga dalla parte dei paesi occidentali, c'è l'interesse dei paesi occidentali a portare le armi nei luoghi in cui le armi debbono, se vengono fabbricate, debbono pure essere utilizzate, e quindi o vengono utilizzate per fare le guerre o vengono utilizzate per dare a loro la possibilità di fare le guerre e per controllarli, perché è evidente che se gli americani forniscono le armi a un determinato paese sanno bene quali armi danno e sanno benissimo che gli fanno avere casomai le armi sovietiche, perché in questo modo possono essere incolpati i sovietici di avere fornito le armi ad esempio all'Iran, mentre invece erano gli americani che fornivano le armi sovietiche che arrivavano all'Iran.
Però sulla base di questi, chiamiamoli trucchetti, ma che in realtà sono attività di spionaggio e controspionaggio, sono state fatte le guerre, perché l'uno dopo l'altro i grandi dittatori che sono stati eliminati o i grandi criminali sono stati tutti accusati di tentare di armarsi di armi nucleari, che non l'hanno mai trovate però. Però perché sono stati accusati? Ma perché in realtà casomai facevano loro stessi, gli americani, le forniture di campioni, di piccoli, per far vedere che c'erano le sostanze, che c'erano, ma servivano poi per smascherare, per entrare nei loro rapporti segreti, nei loro rapporti di servizi segreti, e per poi rinfacciare e trovare la giustificazione per intervenire contro quei certi paesi, se contro Saddam Hussein, contro Gheddafi, sarà, e così nei vari paesi, che anche in America è stata solo scoperta negli anni 2000 la corrispondente operazione a quella che da noi è stata Stay Behind, si chiamava Condor e riguardava i paesi del Sud America. Cioè la lotta al comunismo non è che sia stata fatta solo in Europa contro il comunismo, era fatta in Estremo Oriente, nella Corea, nel Vietnam, nell'Estremo Oriente. E si chiamava SEADO, racchiudeva i paesi che a quell'epoca, dalla fine dell'ultima guerra ai decenni successivi, vennero utilizzati come proprio campi di battaglia per tenere alto il livello di competizione tra l'imperialismo americano e quello sovietico, ma che serviva per spartirsi il mondo, ecco, perché se l'avessero voluto le guerre le avrebbero fatte e finite subito, ma è sempre servito tenere delle zone calde, e non è un caso che oggi ancora è sempre il Mediterraneo, ma perché serve per alimentare tutte le guerre e per utilizzare tutte le armi che vengono fatte, altrimenti non si farebbe più niente. Ecco. Allora, che cosa accade nel 1982? Io incomincio a scoprire questo traffico di armi e alla fine di dicembre avviene un convegno al quale per la prima volta io decido di andare. Perché essendo figlio di magistrato, per riservatezza non sono mai andato a parlare con altri. Però, dato che avevo fatto delle scoperte, delle cose particolari, ci furono delle motivazioni particolari che mi indussero a partecipare a un dibattito a Sorrento che era sulla criminalità organizzata. E allora io in quella occasione a Sorrento, era tra il 18 e il 20-21 del dicembre del 1982, la mostrai, disegnandola anche più grande su un foglio di carta più grande, ricopiandola e distribuendola ai colleghi. E trovandomi di fronte, così come se voi foste dei colleghi, i quali vedevano con scetticismo quello che io dicevo, perché loro non li conoscevano, tutti questi erano abu, chi è di qua, chi di là, sembrava che non interessasse a nessuno, ma erano le chiavi di comprensione di tutto. Pensate che allora, in quel convegno, c'era Ciaccio Montalto. E Ciaccio Montalto che cosa c'entrava con me?
c'entrava che il mio imputato Kofler a Trento venne trovato in possesso di una cartolina scritta da un imputato che viveva a Trapani, e sulla base di quella cartolina, che era firmata da tale Leonardo Crimi, io ricevetti la prova, acquisì la prova di un contatto tra questi due personaggi, e quindi nacque il mio rapporto con Ciaccio Montalto di Trapani e le indagini che lui subito attivò, sentendosi entusiasmato dal fatto di collaborare con un giudice di Trento, io. E in quel convegno ci stavano Falcone e Borsellino, che si occupavano delle indagini sui laboratori siciliani, perché così come a Trento io scoprì i depositi, loro a Trabia e Carini, vicino Palermo, scoprirono i laboratori siciliani, e così è nato il rapporto mio di conoscenza con loro. Scusate, buonasera. Poi vi era Rocco Chinnici, che era il capo dell'ufficio istruzione di Palermo. Era il dicembre 1982 e dato che in quel momento la mia indagine era esplosa nel vero senso della parola, perché io sono arrivato su per giù in quel momento circa a 200 imputati detenuti, poi sono arrivato fino a 300, e voi non potete avere idea di cosa significa gestire 300 imputati detenuti, 600, almeno 600 avvocati, più i domiciliatari a Trento. Davo lavoro a tutti, erano tutti felici, però ero nemico di tutti, e tutti erano nemici miei. E allora, in quella occasione, poiché già ero arrivato, perché durante l'estate ci furono, a quell'epoca non c'erano i collaboratori di giustizia, non c'erano premi, le indagini erano molto più difficili, però perché erano frutto di anni di investigazioni, però quando si procedeva bene, insomma, ecco. È per questo che certe vecchie indagini hanno avuto storia, la storia. Perché sono state piano piano scoperte le organizzazioni criminali. Falcone dopo fu nell'83-84, scoprì la mafia, perché guardate che la mafia come fenomeno criminale ci sta da tanto, però sopra i nostri codici ci sta dall'82. Sto parlando sempre dell'82, perché venne ucciso il generale Dalla Chiesa, no? E allora venne fatto dal Parlamento la legge che introdusse il reato di associazione mafiosa. Prima noi magistrati procedevamo con un reato base, che era l'associazione per delinquere, che però prevedeva una pena di circa 5 anni. Il reato più grave era il reato di traffico di droga. Ecco perché io, essendo partito dai traffici di droga, io mi occupavo dei reati più gravi rispetto a tutti gli altri, e quindi dove arrivavo acquisivo la competenza, e gli altri colleghi non vedevano molto gradita la mia sopravvenenza, perché io andavo per esempio a Milano, facevo perquisizioni, cose eccetera, e assorbivo così delle indagini sulle quali loro non erano stati capaci a trovare. Perché? Perché avevo delle chiavi di lettura diverse e più ampie, però nascevano le antitesi, i
conflitti di competenza, le sovrapposizioni di imputazioni, insomma, sono cose che purtroppo sono sempre esistite. Non è facile per i magistrati andare avanti, in particolare perché è difficile andare avanti tutti insieme. Ecco. Però certi rapporti interpersonali all'epoca io li intrattenni, e in particolare con i colleghi di Palermo stabilì che una parte di imputati gliela davo a loro, perché non riuscivo a gestirlo. Erano quelli che facevano la raffinazione, però che venivano a Trento a prendersi la droga, quindi ecco perché erano doppiamente imputati. E la stessa cosa era con Milano. Quindi io feci due sentenze con le quali mi liberai di un centinaio, 100-150 imputati, dandoli parte a Milano e parte a Palermo. Passano 20 giorni, firmo questi provvedimenti, 10 giorni dopo viene ucciso a Trapani Ciaccio Montalvo. A 4-5 mesi dopo viene ucciso Rocco Chinnici a Palermo. Questo è l'inizio della storia, ed è stato nel marzo del 1900, del seguente 83, che io sono passato al grafico superiore, quello che vedete sopra armi, cioè praticamente tramite l'arresto di qualche altro personaggio ho incominciato a capire la sovrapposizione dei due traffici di cui io vi ho parlato. E come vedete ci sta scritto P2, P2 vuol dire massoneria, era l'organizzazione massonica che venne scoperta allora nel 1981 Italia, e quindi c'era la P2. E guardate come è interessante che avevano distinto USA, Australia, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, cioè come paesi occidentali, e sotto Siria, Libano, Bulgaria, Polonia, Cecoslovacchia, paesi del fronte orientale, tutti quanti interessati ai traffici di armi. E le armi poi dove andavano? In tutto il mondo, guardate. Ci stanno tutti i paesi del mondo, lì praticamente ne mancano due, ma che sono, se non sbaglio, l'Argentina e la Somalia. L'Argentina è un altro, perché mi sono venuti dopo. Purtroppo quello che manca in questo, c'è la Cina. C'era pure la Cina, perché c'erano le armi cinesi, comunque non erano completi, era all'inizio. Io ho ritrovato questi documenti originali e li ho messi lì, però erano incompleti. E per dire però come la P2 era trasversale, cioè quello che è interessante è la trasversalità, cioè il vedere come paesi apparentemente nemici invece sono direttamente collegati da traffici che riguardano la droga, riguardano le armi. Io del petrolio mi sono occupato solo marginalmente, e del terrorismo mi sono occupato marginalmente, solo come punte di fenomeni criminali sottostanti, apici, punte, e servizi segreti e massoneria, ecco, perché tutti i traffici di armi sono tutti svolti dai servizi segreti e attraverso le banche. La differenza che c'è tra il mercato della droga e delle armi è particolarmente rilevante, perché
le armi, mentre cioè su una partita di droga, oggi le partite di droga sono apparentemente di quantitativi maggiori, ma in realtà non lo sono rispetto a quelli dell'inchiesta di Trento, perché si parla oggi di droga raffinata, mentre invece all'epoca era della droga prima della raffinazione, e la droga prima della raffinazione si moltiplicava per 100, quindi era, oggi invece viene recapitata già raffinata, quindi quando si sequestra un container con la droga, può essere eroina, può essere con la cocaina, si parla di quella raffinata. Ecco, e di qui diciamo i quantitativi superiori. Il fatto si è che all'epoca nessuno mi disse ciò che, pensate, io ho scoperto solo nel 2014, e che tra tutti questi paesi ce n'era uno che era nelle mie carte, era tra i personaggi principali, però non mi venne spiegato, e riguardava i palestinesi. Io avevo tra le mie carte sequestri di documenti e intercettazioni telefoniche che riguardavano due personaggi. Questi due personaggi si chiamavano Abu Daoud e Abu Bassan, che però all'epoca nessuno mi disse chi erano, e nemmeno mi vennero generalizzati vuol dire Carlo Palermo, nato ad Avellino, residente a... Ecco, di questi due personaggi, di cui pur quell'Arsan Henry che vi ho nominato, lui mi parlò, perché nelle intercettazioni telefoniche intercettate vi erano questi personaggi, però nessun organo di polizia mi disse chi fossero, anche se io non mi potetti rivolgere, non usai gli organi di Trento, perché gli organi di Trento non ci credevano, dovevano dire così che in Trentino non esisteva niente, quindi io mi rivolsi agli organi centrali, quindi della Polizia Tributaria di Roma, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Criminalpol, quelli che a livello internazionale mi seguirono le indagini, all'inizio anche con entusiasmo, perché io attivai i luoghi che vi ho nominato. Io sono stato il primo magistrato ad andare in Bulgaria, in Turchia, in questi paesi qui. Io li ho ricostruiti, ho inseguito gli imputati andandoli a pescare in Turchia, facendoli condannare a morte. E sto parlando, ci sono andato nel 1982, tanto per dirvi, ricevendo fin da allora minacce di morte e episodi che non vi sto a raccontare, che ognuno di questi episodi meriterebbe un capitolo, ecco. Torniamo ai palestinesi. Questi due non erano persone sconosciute, erano persone scritte su libri. In particolare ne ho trovato uno di Lo Iacono, che è uno scrittore, credo che è ancora vivente, non lo so se è morto, però qualche anno fa, nel 2014, quando ho scoperto chi diavolo fossero questi due, che sembravano siriani ma che invece erano palestinesi. Chi erano questi due? Erano i principali fondatori dell'organizzazione Settembre Nero, che nacque nel 1970 come reazione alla Giordania che li aveva buttati fuori dalla Palestina, e loro crearono questa organizzazione terroristica sotto l'ombrello dell'OLP di Yasser Arafat, e costituivano, diciamo,
quella punta che serviva per provocare, per far vedere che esistevano. Ecco, e ci furono 3-4 anni che in tutta Europa, ivi compresa l'Italia, ci furono delle azioni terroristiche che fecero terrore, perché quei dirottamenti aerei che ci sono stati nel 2001 hanno avuto i loro episodi primi esattamente in quelli che sono avvenuti nel 1970, che vi furono 4 dirottamenti contemporanei. Cioè, li dirottarono, invece di dirottarli sopra le due torri, se li portarono 3 in Africa, perché uno non riuscì, anche lì uno non riuscì dei 4 dirottamenti, li portarono in Africa e poi li fecero saltare davanti alle telecamere. Ecco, cioè sono dei metodi che sono stati insegnati. Le regole della omertà e del fatto che tutte le cellule operative siano dormienti, sembra che l'hanno scoperta adesso, ma che erano già allora, nel 1970, loro scrissero, misero per iscritto queste regole dell'organizzazione terroristica. Perché? Perché dato che era prevedibile che ci potessero essere gli infiltrati, e conseguentemente, per loro erano gli israeliani, gli ebrei, quelli che i loro nemici tradizionali, e allora il fatto di organizzare a livello capillare la loro dislocazione dappertutto con cellule staccate l'una dall'altra e quindi dette dormienti, perché servivano così per non essere scoperte. Cioè, se ne veniva scoperta una, non veniva scoperta quella che stava accanto, però erano dormienti fino al momento in cui non arrivava l'ordine di svegliarsi e fare l'operazione, cose che hanno costituito strumenti e metodi operativi che abbiamo incominciato a scoprire negli anni 2000, in particolare dal 2014 abbiamo incominciato a scoprire queste cose qui, ma sono nate allora. E i palestinesi che cosa fecero? Fecero gli accordi, in particolare con il nostro paese, per ottenere, in cambio della promessa che non avrebbero fatto più attentati terroristici contro il nostro paese, ottennero in cambio garanzie da chi? Dai governanti e dai servizi segreti, che avrebbero potuto operare in Italia indisturbati, cioè l'impunità. E infatti nel mio processo nemmeno sono stati nominati. L'impunità. E quello, ma negli anni 2000, dopo gli anni 2000, cioè negli anni 2007, negli anni 2008, hanno dichiarato che in Italia andavano scortati, quindi c'erano da una parte i magistrati scortati, però c'erano anche i terroristi scortati, solo che i terroristi potevano pure ammazzare e organizzare dall'Italia che cosa? Traffici di droghe e traffici di armi. Ecco perché c'erano loro. E solo che di questi segreti di Stato, perché l'ho scoperto solo recentemente? Perché nel 2008 Cossiga una volta l'ha dichiarato, e ha dichiarato i nomi di chi? A Bubassan. E allora Bubassan, che era ancora vivente perché è stato sempre protetto, ha detto sì, è vero, e infatti andavamo protetti, anzi noi cercavamo pure di far liberare Aldo Moro. Oh cacchio, guarda come piano piano sì, quei fenomeni di droga, armi. Allora uno incomincia a rendersi conto che le storie sono collegate, che la storia del passato è collegata a quella del presente.
e che allora i fondatori dell'organizzazione di Settembre Nero